Parliamo con Pierpaolo Caputo, da alcuni anni impegnato in un percorso di ricerca sulla Ghironda e in particolare sulle sue connessioni, sulle sue aperture verso nuove sonorità e verso un nuovo utilizzo alla ricerca di nuovi stilemi. Come nasce questa passione per la Ghironda e quali sono gli esperimenti che hai fatto in questi anni? Beh, la storia di Ghironda nasce in tenera età perché da bambino vidi su un libro di favole un disegno di un elfo, di un folletto con questa curiosa scatola con la manovella e mi ha incuriosito tantissimo e quindi con il tempo mi sono documentato su cosa fosse questo strano strumento e sono arrivato alla Ghironda appunto. E che fin dall'inizio mi è stato chiaro si presentava uno strumento con delle oggettive limitazioni, sia per quanto riguarda le dinamiche, le timbriche, le tonalità. È uno strumento che è sempre stato collegato molto con la musica tradizionale e popolare, proprio per tipologia specifica di suono, di carattere esecutivo. Quindi la mia ricerca è cominciata partendo dallo strumento tradizionale e attraverso sia delle diciamo, innovazioni tecnologiche, tecniche, meccaniche, tecnologiche sullo strumento fisico, ma sia attraverso una ricerca su nuove tecniche esecutive. Attraverso questa ricerca sono arrivato a cercare delle strade per poter superare questi limiti di questo strumento, anche per sperimentarlo in ambienti non propriamente diciamo, classici, quindi ambiente un po' più dell'avanguardia jazzistica, anche in contesti più rock, più duri. Non solo quindi nella musica contemporanea, antica o tradizionale o comunque la musica diciamo di partenza di questo strumento. Questo strumento in realtà ha subito negli anni molte evoluzioni, soprattutto nell'ambito della musica francese. Ha contribuito molto allo sviluppo tecnico e tecnologico dello strumento stesso. Ma a parte rarissimi casi, come per esempio il grande Valentin Clastrier, la ricerca sullo strumento si è limitata esclusivamente alla ricerca di più possibilità tonali, più possibilità armoniche, ma a sfavore diciamo, di una serie di componenti, quali il suono, la timbrica, le possibilità ritmiche. Giusto, ecco, giusto Valentin Clastrier ha portato avanti questo discorso e io appunto sto partendo da qui, sto cercando di sviluppare qualche cosa. Quali sono le migliorie tecniche che hai aggiunto sulla tua Ghironda sperimentale? Quali sono, gli sviluppi ulteriori, le sperimentazioni tecniche che hai aggiunto sulla tua Ghironda? Beh, cominciamo dicendo che in realtà questo è uno degli strumenti che è un Siorà, che è il più grande costruttore vivente, più anziano anche, di Ghironde francese, sta in Bretagna. E, dal punto di vista diciamo, dello strumento, questo strumento possiede 27 corde, abbastanza maggiore di quello tradizionale, insomma. E, su questo strumento specifico le innovazioni tecniche sono principalmente di natura tecnologica per quanto riguarda l'amplificazione.
l'amplificare una ghironda e poter quindi anche liberarsi da una serie di problematiche oggettive dello strumento, e quindi poter trattare singolarmente le singole parti di questo strumento molto complesso, sia per effettarle, sia per campionarle, sia per gestire proprio il suono in modo accurato e fare in modo che tutto possa essere sfruttato fino all'ultimo suono, all'ultimo timbro. È stato necessario progettare un sistema di amplificazione particolare. La ghironda si struttura in tre parti principali, diciamo, la tradizionale: la parte delle corde di canto, quella di bordone, quella della trompeta. Questa ghironda ha anche in più mosh e le corde di risonanza. Io, per fare in modo di poter gestire separatamente i volumi e le timbriche delle singole parti, ho suddiviso anche all'interno dello strumento fisico una serie di trasduttori, microfoni di varia natura miscelati tra di loro, che vengono alimentati poi attraverso un sistema complesso di alimentazione e di gestione del suono, e questa cosa mi permette di poter non solo raggiungere un isolamento delle varie parti della ghironda maggiore rispetto alla normale, ma anche un controllo anche in fase di effettaggio. Sarebbe come questo sistema esce con 8 canali indipendenti, quindi questo mi consente di lavorare come fosse un microscopio su tutte le più piccole parti e tutte le più piccole anche imperfezioni sonore che all'interno poi dello strumento stesso risultano molto interessanti se amplificate correttamente. Per esempio potrei lavorare amplificando anche i più piccoli rumori dello strumento e creare quindi delle tessiture completamente aliene, quindi lo strumento non più come strumento che genera note, melodie, suoni precisi, ma come una specie di sintetizzatore, un antico sintetizzatore. Questo strumento è uno strumento elettroacustico, tanto per cominciare, quindi è uno strumento che già di per sé ha una sua sonorità, che naturalmente non è così imponente anche nello sviluppo, cioè nello sviluppo, diciamo, di tutte le frequenze che può produrre, in questo caso molto ampie perché abbiamo da una corda molto molto bassa fino ad arrivare a delle molto alte e acusticamente non renderebbero così, quindi è stata necessaria studiare un'amplificazione specifica per fare in modo che tutto risuonasse coerentemente. Sono delle tonalità detto questo, anche nella scelta delle accordature, nella scelta delle corde, che in questo caso, come ho detto, sono 27, è stata fatta una ricerca specifica. Tradizionalmente, la ghironda monta corde di budello. Io per un discorso diciamo, animalista e per un discorso economico, perché le corde di budello sono abbastanza costose, e per un discorso di praticità, perché le corde di budello tendono a essere sensibilissime al cambio di temperatura, umidità, eccetera, eccetera, ho cercato di sostituirle con altre tipologie. Per i bordoni ho usato delle corde di perlon rivestite in metallo, per le corde armoniche di risonanza, per le corde di acciaio, le corde del canto sono corde da viola, metallo, e per le corde della trompet, e quelle della mosca sono le più delicate e che attualmente
riescono a trovare, cioè, hanno la massima espressione appunto nella guardia di budello, sono riuscito a trovare un ottimo bilanciamento con delle corde in nylon da pesca. Semplicissima corda di nylon da pesca, comune da cui si può acquistare in tutti i negozi, e sono riuscito a ottenere un equilibrio sonoro attraverso anche la scelta delle corde specifiche. Quali sono le difficoltà tecniche che hai incontrato nella realizzazione di questo prototipo? Innanzitutto questo specifico qui non è il vero prototipo della ricerca che ormai è andata avanti rispetto a questo strumento. Diciamo che le difficoltà principali per quanto riguarda, devo precisare che lo strumento oggetto della ricerca del nuovo prototipo è uno strumento non elettroacustico, ma uno strumento completamente solid body, quindi non ha nessuna cassa di risonanza. E ha una serie di caratteristiche che ha implementato anche questo strumento, come dei sensori che permettono di gestire a seconda anche dell'inclinazione dello strumento, del movimento e di una serie di altre condizioni dello strumento, gestire e modulare effetti o qualsiasi altro tipo di cosa che voglio controllare. La difficoltà è stata in realtà su questo strumento specifico. Essendo uno strumento molto complesso, diciamo, richiede un'attenzione incredibile nel mettere le mani su e lavorarci. È stata molto difficile la scelta dei trasduttori e la collocazione anche al suo interno per evitare che potesse avere delle problematiche di rumori molesti, anche legati sia a rumori fisici sia rumori elettrici. Quindi quando si lavora per amplificare o trovare delle soluzioni innovative su uno strumento acustico così complesso e delicato, si va incontro a una serie di problematiche che in qualche modo devono essere soggette alla fisicità dello strumento. Non si può, se magari un trasduttore suona meglio in una posizione specifica, ma in quel posto non si può mettere, lo strumento oggettivamente è stato costruito in questo modo ed è così, bisogna purtroppo aggirare gli ostacoli. Senti, invece questo modello nuovo solid body che hai sperimentato vedrà la luce a breve, Sì, questo quanto. modello nuovo Solid Body che è ripreso da diciamo che è ripreso dalla ghironda iconografica più famosa, che è quella di Bosch per musicale, e vedrà la luce, in realtà dovrebbe essere già pronta, necessita di ultimi accorgimenti di natura elettronica, e penso che sarà pronta per l'inizio dei lavori dei prossimi dischi, quei lavori un po' più acidi e psichedelici, un po' più, diciamo, aggressivi rispetto a quelli più delicati della contemporanea del jazz acustico dove utilizzo lo strumento. Quindi uno strumento nato per un determinato tipo di sonorità, per un determinato tipo di possibilità acustiche, quindi uno strumento che potrà reggere una pesante effettazione, potrà reggere meglio il rapporto con il feedback perché non ha cassa di risonanza, ed è uno strumento che ha la possibilità, grazie ai sensori, di poter gestire ancora più parametri del suono elettronicamente, insomma. Senza contare il vantaggio che uno strumento muto si presta molto, molto meglio alla pratica quotidiana in viaggio per concerti da qui a lì, soprattutto in albergo. Da musicista, da polistrumentista, so che tu hai suonato in moltissime situazioni differenti, passando dalla musica prog a quella etnica, al jazz, all'avanguardia, alla musica contemporanea. Quale può essere l'utilizzo della ghironda nell'ambito della musica moderna? Beh, la risposta magari
mi auguro di poterla dare tra qualche anno quando ho cominciato a creare un percorso specifico e avrò sperimentato in quella direzione per trovare, diciamo, per far capire che probabilmente alcuni strumenti che si credono molto limitati o comunque molto identificativi di un genere, di un'area geografica, di una tradizione popolare, possono essere completamente scardinati. Attualmente diciamo che la mia scommessa è quella di utilizzare questo strumento in una formazione dal carattere più profondamente rock psichedelico e qualcosa di abbastanza imponente dal punto di vista dei volumi e delle sonorità, per vedere se in qualche modo si riesce a creare un qualche tipo di sonorità che non rimandi come al solito a una chitarra elettrica, come spesso si fa con questo strumento, ma che riesca ad avere una sua identità precisa anche in un contesto moderno, di matrice più, diciamo, rock e psichedelico. In un contesto rock, quali sono poi gli addentellati effettivi con la musica antica e con la musica tradizionale? Parlo per esempio di quella occitana che è più legata all'utilizzo della ghironda. C'è da dire una cosa che personalmente non mi piace in contesti diversi, tipo in questo caso appunto quello rock, citare sonorità, melodie o qualcosa che abbia di rimando alle tradizioni dove si è utilizzato questo strumento. Ultimamente molti gruppi metal addirittura hanno ghirondisti nell'organico. E sono gruppi folk metal, per esempio, dove la ghironda ha questo carattere di fare esattamente la ghironda, quindi ricreare diciamo, un'ambientazione, una sonorità e delle melodie che sono tipiche. Io invece credo che sarebbe interessante iniziare a utilizzare lo strumento facendo tabula rasa del passato, del passato tra l'altro molto importante e anche pesante di questo strumento sia per quanto riguarda le tradizioni popolari che la musica antica e costruire qualcosa da zero che non abbia nulla a che fare, nessun rimando alla tradizione né per sonorità né per modalità esecutiva e neanche per diciamo, genere musicale. Insomma. So che comunque stai lavorando a un progetto di musica, tra virgolette, etnica in questo. Diciamo che ne sto trovando vari progetti dove in realtà l'etnicità è essenzialmente quella del Mediterraneo. Essendo io nato, diciamo, nel centro del Mediterraneo, ho pensato di ricercare in tutte le tradizioni e cercare di creare un crossover di sapori più che un crossover legato a strumenti precisi e modalità esecutive. Questo progetto sia presente, questo sapore di questo progetto sia presente nel mio progetto solo e sia nel tuo con un percussionista, un brevissimo percussionista. Peppino Leone, con cui sto collaborando per appunto il prossimo lavoro, che vedrà appunto un utilizzo dello strumento ghironda, che è alla fine l'unico strumento, oltre a quello percussivo, non ci sono altri strumenti melodici o armonici, in una veste diversa, quindi in una veste non tradizionalmente etnica, ma diciamo, utilizzare lo strumento ghironda come un incidente, quindi un incidente che permette di, diciamo, indagare su una serie di sonorità e tradizioni. Concludendo la nostra intervista, dacci un esempio, dai ai nostri lettori un esempio di questo approccio nuovo con la ghironda. Ah, beh, insomma, in questo momento
credo che non stoppiamo senza che la dobbiamo tagliare.